meglio. Eh beh, certo, non c'è dubbio. L'anno scorso c'era, eri in ospedale in questi, diciamo, in questi giorni. Per l'animazione, sì. Esatto. Scusami Enzo, mi sembra che tu sei molto anti-americano in questi giorni, in questa settimana, te lo voglio dire in maniera molto chiara. Sei avvelenato con gli Stati Uniti, avvelenato, o sbaglio? Perché Biden è il regista di questa operazione vergognosa, sì. È normale, stanno alimentando a dismisura l'attenzione, hanno tutto l'interesse ad allungare la durata della guerra. Cioè tu dici che il problema sono gli americani e Zelensky, naturalmente, no? Certamente sì. Cioè dunque tu stai dicendo che in realtà il problema non è Putin, ma sono gli americani che sobillano dietro, questa è la tua analisi? Per grandi linee sì, Putin ha le sue responsabilità, ha invaso un paese e quindi ha le sue colpe, però è stato secondo me provocato, perché sai benissimo che il discorso parte da lontano, dal 2014. Non c'è dubbio. Sai, non poteva permettere ad un paese al suo confine là di entrare a far parte di questo carrozzone che io ritengo che sia la NATO, che fa acqua da tutte le parti.